Per preparare la crema, in una ciotola ho messo 2 tuorli d'uovo, aggiungo lo zucchero ed inizio a lavorare. Aggiungo l'amido di mais. Vi ricordo che tutti gli ingredienti ve li trascrivo nell'info box. Inizio mettendo un goccino di latte. E per aromatizzarla vado a mettere la buccia di un limone. Qui ora andiamo in cottura. Allora, la cottura la andrò a fare con il forno a microonde. Allora, vi faccio vedere. Il mio forno ha una potenza di 800 watt, quindi con questo tipo di potenza io adesso vado ad impostare un minuto, opla, 1 minuto e 30 e do il via. Se voi ad esempio avete un forno a microonde con una potenza massima di 750 watt, mettete come tempo 1 minuto e 40. Scusate, ma il mio microonde è in alto, quindi per questo mi sto muovendo un pochino con le mani. Sono un po' scomoda, diciamo. Come potete vedere è ancora molto liquida, quindi io mi limito a dare un'altra mescolata e adesso vado a rimetterla all'interno del microonde per un altro minuto. Si sta cominciando ad addensare, quindi do un'ulteriore girata e adesso vado per l'ultima volta nel microonde per un altro minuto. Ecco qui la nostra crema pasticcera pronta. Togliete la buccia del limone. Trasferisco la crema così preparata all'interno di un altro contenitore. Per evitare che si formi la crosticina in superficie, potete cospargerle un pochino di zucchero oppure coprire con pellicola. E la potete utilizzare per fare quello che più vi piace, dolci. Dolce al cucchiaio, io adesso lo andrò ad utilizzare per una crostata. Il video è stato brevissimo, termina qui e come sempre vi chiedo di lasciarmi un like se vi sono stata utile, di iscrivervi se è la prima volta che capitate qui sul canale, se preferite le notifiche c'è la campanellina quella rossa sotto al video, vi ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti, a me non rimane che augurare un buon appetito a tutti quanti voi, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta!